Abbiamo scelto la formula del restauro a vista proprio per cominciare a promuovere la conoscenza di questo spaccato veramente prezioso della nostra storia e coinvolgere quindi la cittadinanza, la comunità, i curiosi, gli appassionati nel procedere anche di questo intervento. Al Museo Archeologico Nazionale di Arezzo sono così tornati da pochi giorni alcuni frammenti del ciclo pittorico che decorava un'ala del chiostro dell'antico monastero di Santa Maria di Monte Oliveto, che oggi è l'ingresso dello stesso museo. Tanti monasteri olivetani avevano nel suo chiostro cicli pittorici che narravano episodi della vita del santo dell'ordine, che era San Benedetto. Il ciclo, già seriamente danneggiato, fu quasi completamente distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Restaurati dopo il recupero, i frammenti furono brevemente esposti al Museo d'Arte Medievale e Moderna per poi essere collocati nei depositi della soprintendenza. Adesso i 5 affreschi ed una lunetta che decorava il sopraporta dell'ingresso al monastero si trovano nel loggiato di accesso al museo e sono oggetto di un intervento di restauro a vista. Disinfestazione dai tarli, perché le pitture sono su supporti mobili in legno incompensato. Poi è stata fatta già la stuccatura delle lacune e infine faremo l'integrazione pittorica delle lacune con il sistema della selezione cromatica del colore. Il nostro scopo è proprio di riposizionare frammenti di affresco là dove sono stati concepiti in origine nel 1448. Per tutti i curiosi ed appassionati della storia cittadina sono anche in programma visite gratuite al cantiere il 10 e il 17 maggio alle 10, alle 11 e alle 12 con prenotazione obbligatoria. Sono visite gratuite della durata di circa 40 minuti in cui possiamo insieme fare questa scoperta.